Una buona serata da Silvia Sclavi, nuovo appuntamento con Squilli La Fè, il saluto stasera vi arriva dal cortile del Podestà perché qui proprio stasera sono state presentate le modifiche al regolamento per il palio e anche il manuale per la sicurezza dei cavalli da palio. Alcune modifiche importanti fatte dalla commissione apposita che era stata costituita, che ci illustrerà il sindaco di Siena Luigi De Mossi, il quale è tornato anche a parlare dell'argomento palio, argomento caldissimo che tanto fa discutere in questi giorni, che ha spaccato in due la città, tanto che il Consiglio Comunale di questa mattina ha rimandato la decisione a lunedì prossimo. Sentiamo le parole del sindaco De Mossi. Sì, è un tentativo di rialleggerire anche quello che il palio non può essere un comportamento fiscale e lo dico anche, noi abbiamo dato diverse sanzioni quindi da questo punto di vista, però finché il regolamento era in un certo modo non vuole essere un tentativo fiscale di voler per forza colpire. D'altronde il palio non è solo una corsa di cavalli, è anche una giostra, è anche tanto altro, no? Quindi da questo punto di vista abbiamo ritenuto che fosse legittimo un po' svincolare appunto e la responsabilità oggettiva rispetto a certi comportamenti che possono qui inequivocabilmente non essere riferiti a ordini dati dal capitano o dai tenenti, diciamo, ma poi qui su questa valutazione si apre un mondo, come ho detto. Una sanzione ovviamente che poi accumulata porta allo scatto delle sanzioni superiori. È una sanzione più morbida, per così dire, proprio per evitare poi troppe squalifiche, perché nonostante tutto quello che sembra noi siamo favorevoli perché poi i fantini corrano, soprattutto le contrade non abbiano eccessive sanzioni da dover scontare, questo è il tema. Sì, c'è un numero di diffide, ora però sinceramente non me lo ricordo, ve lo dico proprio così, non me lo ricordo, bisogna guardarci, mi sembra 4. Ma dunque, la responsabilità oggettiva sapete bene che è ormai un principio acclarato della responsabilità delle contrade per i comportamenti ovviamente dei propri monturati, dei propri contradaioli e anche ovviamente di tutti i dirigenti e del fantino medesimo. Questo è il concetto di base. Più che un contrasto, appunto, la diffida ha proprio questa funzione di individuare dei comportamenti che sono soltanto riferibili al fantino e non alle contrade, proprio per alleggerire le responsabilità. L'ho detto prima, questo aprirà il fronte ovviamente a varie valutazioni e anche molte chiamate di esenzione di responsabilità, su questo non c'è dubbio, ma a fondo il palio è bello anche per questo, no? Perché il palio accende gli animi, però in linea teorica, visto che si parla anche di un regolamento che ha una funzione normativa, in linea teorica io credo che sia legittimo non attribuire alla contrada comportamenti che non siano assolutamente certi, per esempio, facciamo un esempio, se un fantino si sposta di posto e si autodanneggia perché va in una posizione che è oggettivamente meno favorevole, sappiamo tutti che le posizioni più basse sono quelle più favorevoli, magari è al terzo posto e parte al nono, è vero ha cambiato di posto, ma è un ordine, a meno che non ci siano cose particolari, per cui la rincorsa magari è l'avversaria o cose del genere, ma diversamente questo può essere considerato come un comportamento scorretto, ma messo in atto solo dal fantino o perché non è riuscito a manovrare con il cavallo, tanto per fare un esempio banale, insomma. Quello è vero, fa parte della sicurezza, ma fa parte anche poi di una scelta anche tecnica, no? Perché non è soltanto legata alla sicurezza, perché i cavalli che vengono passati da veterinari, sapete quanto sono ormai esperti in materia, in genere sono cavalli che potrebbero correre il palio. Qui si fa anche un altro tipo di valutazione, perché poi sappiamo tutti che certi soggetti, pur rientrando sia nei parametri del garrese, di tutte quelle che sono le caratteristiche, poi non vengono mai scelti. E allora anche proprio per evitare una falsa ipocrisia legata, sì, ci sta dentro e poi tanto ti viene comunque scartato. Alleggeriamo anche un pochino il numero dei cavalli, visto che il numero è sempre maggiore, fortunatamente, e sono sempre più adatti alla corsa, proprio per evitare anche di creare false illusioni nei confronti dei proprietari, diciamoci la verità. Anche il magistrato delle
contrarie, ha sottolineato il clima assolutamente collaborativo con cui sono state portate avanti e poi accettate queste modifiche. Ma sì, perché sul palio io credo che, ora sul palio non credo ci sia da fare valutazioni di carattere politico. Il palio è la nostra festa, credo che non ci sia, da avere schieramenti. Il palio, credo, l'interesse comune della collettività è quello legato molto più semplicemente a far sì che la festa sia una bella festa e poi che vinca chi arriva primo, non il migliore, perché non è sempre così. È lo stesso discorso che stavo facendo prima, qui non c'è maggioranza e non c'è opposizione, qui c'è semplicemente sensibilità e valutazioni diverse. Nessuno qui ha intenzione di modificare le date del palio, ma il rinvio è nelle nostre tradizioni, basta domandarlo, ce ne sono state tante, non è soltanto un rinvio di un giorno, ci sono state anche rinvii molto più lunghi, quindi da questo punto di vista, poi ognuno se la sente e se la valuta come vuole da questo punto di vista. Il tema è un altro, noi siamo in presenza di una situazione in cui sarebbe il secondo anno che non facciamo il palio, le contrade il rettore, noi abbiamo fatto anche un verbale, hanno esplicitamente chiesto questo tipo di possibilità di valutarla in un secondo momento, ne parlavo prima anche con le altre autorità, anche loro non sanno come valutarlo. Io credo che intanto il principio è che o si fanno tutte e due oppure non se ne fa nessuno, perché si creerebbe una zoppia e qui una diversificazione tra quelli che corrono d'obbligo per esempio d'agosto e quelli invece lo devono saltare necessariamente. Questo è un dato importante da questo punto e questo è un aspetto. L'altro aspetto, ci sono anche le sanzioni. Stavo detto ma perché queste sanzioni? Ma io dico, sulle sanzioni dobbiamo rispettare anche questo tipo di problema, va bene? Però se noi non possiamo né invertire l'ordine dei pali, perché anche questo sulle sanzioni inciderebbe profondamente. Io credo che il tentativo che noi facciamo è un tentativo molto, molto semplice di salvare l'annata paliesca utilizzando date diverse. È chiaro che i pali si correranno sempre il 2 di luglio e il 16 di agosto, ma siamo in piena pandemia, è questo il motivo. E l'ordine pubblico non riguarda soltanto le forze dell'ordine, riguarda anche, tant'è vero che nei comitati dell'ordine pubblico c'è l'ASP, per esempio, ci sono i vigili del fuoco, quindi c'è tutta una serie di persone. L'ordine pubblico è lato senso, riguarda tutto, siamo in piena crisi pandemica, io credo che sia un problema questo. Poi, se arriviamo in fondo e ci accorgiamo, a differenza dello scorso anno che ho annullato anche con dispiacere, ma immediatamente il palio perché sapevo che non ci sarebbero state le condizioni, mettiamo che poi il governo dice che nelle zone bianche si possono fare i concerti, si può fare le partite di calcio, io non dico che lo farà così. E quando non l'abbiamo annullato non lo facciamo, per noi sarebbe una beffa. Quindi il rispetto deve essere quello della cronologia del palio, a mio modo di vedere, per un verso, e per l'altro poi vedremo se lo dobbiamo necessariamente annullare, ma si apre una finestra, vedremo quali saranno le decisioni, che a quel punto sfuggono anche il controllo del comune ovviamente, ma ci vuole, secondo l'articolo 2, ormai siamo tutti esperti, sapete bene, fino alla fine di marzo abbiamo la possibilità, può essere presentato un palio straordinario, però in via eccezionale quando ci sono eventi, ma bisogna ci sia un evento eccezionale per giustificare questo tipo di richiesta. Io il mio sentimento è quello di provarci fino all'ultimo, lo so bene che il palio si corre il 2 di luglio e il 16 di agosto, non è che è giusto, è un ragionamento legittimo. Allora, se queste porte di fuoco ci sono, luglio sicuramente non lo possiamo correre assolutamente, forse nemmeno agosto. Io volevo dare una speranza e un'opportunità, avrò sbagliato, avrò fatto bene, il rettore del magistrato ha verbalizzato esattamente questo e loro sono per cercare di rinviarli fino a che è possibile.
Quindi queste sono, e ritengo il rettore del magistrato e tutti i priori che c'erano rappresentino le contrade, non, in questo senso più di me, io rappresento il comune. Quindi io mi sono, ma questo non per schermarmi, io non mi schermo, sapete, non sono uno, e certo anche una decisione che sarà dell'amministrazione, su questo non c'è dubbio, però non posso non fare a meno in una situazione come questa di ascoltare quello che mi dicono le contrade, che fra l'altro, va bene, hanno aiutato molto il comune in questo periodo, e quindi insomma c'è anche un doveroso riconoscimento di quello che hanno fatto, che non vuol dire che è un premio per quello che hanno fatto e che l'hanno fatto spontaneamente e con il cuore. Però se gli si può dare qualche soddisfazione, io credo se la meritino. Poi il palio si farà sempre il 2 di luglio e il 16 d'agosto, su questo non c'è dubbio, sperando che questa pandemia veramente finisca. Io l'anno scorso non avrei mai pensato di ritrovarmi in questa situazione anche quest'anno, questa è la verità. Io le ripeto, io non ho posto delle date specifiche, io vorrei capire se durante il corso di questo anno è possibile avere delle finestre tali da consentire di avere davvero una festa di popolo, perché poi è questo il tema, perché se dovessi fare il palio tutti ingessati, nel senso di dire facciamo solo una cosa, ne facciamo un'altra, alla cena non si può fare, quando è finito il palio tutti sull'attenti aspettando il capitano col guanti magari scenda al palio dal palco dei capitani a un altro che anche a sua volta con il guanto, poi c'è da andare al Duomo, c'è da andare a Provenzano, cioè in maniera assolutamente... Allora, io la speranza la volevo tenere accesa, poi se lunedì andremo in un'altra direzione prenderò atto di questo, però io credo che il tentativo andasse fatto, il magistrato era su questa linea, quindi mi pareva del tutto naturale questa cosa, poi appunto sono stati spostati all'anno successivo, quindi c'è stato di tutto, è tutto vero, è tutto vero. Poi ripeto e chiudo, i pali sono d'accordissimo, io mi ricordo l'anno scorso il 2 di luglio e il 16 di agosto erano giornate strane, stranissime, per non dire peggio, va bene, molto molto strane, ma erano irreali, assolutamente sembrava di vivere in un altro modo, cioè quindi che cosa vi devo dire? Io questa finestra cercavo di tenerla accesa, luglio sicuramente siamo già in una situazione di non poterlo fare, mi sembra ingiusto andare a fare il palio d'agosto senza avere calendarizzato quello di luglio, perché comunque c'è una zoppia e creiamo una disparità fra le contrade che dovevano correre a luglio e quelle che devono correre a agosto, perlomeno quelle che corrono d'obbligo. Sì, possono dire due parole anche sul manuale per la sicurezza del cavallo che è stato presentato contestualmente alle modifiche del regolamento? Sì, è un manuale, tenete conto che il manuale ha all'interno di sé appunto tutta una serie, oltre anche a una parte grafica molto bella, va bene, c'ha anche tutta la parte, spiega anche come funziona il protocollo per quanto riguarda i farmaci, va bene, che vi ricorderete il Ministero ci aveva scritto addirittura e poi ha detto andava bene il nostro protocollo, avete visto anche il criterio con cui ora c'è la selezione dei cavalli, quindi c'è tutta la descrizione di questo fatto, c'è anche ovviamente i presidi che noi abbiamo messo su, anche l'ultima ambulanza con il paranco per sollevare il cavallo a terra. E poi c'è anche l'aspetto che, come sapete, abbiamo delle uscite ora strutturate in un certo modo per evitare l'affollamento. Purtroppo abbiamo utilizzate soltanto una parte, ma anche quest'anno il Comune mette una parte del proprio bilancio, non grandissima, ma insomma sufficiente per costruirne altre uscite, perché il bagno non finisce mai e quindi noi siamo per prepararsi, quantomeno speriamo per quest'anno, se no per i pali futuri. Termina qui la puntata di oggi di Squilli la Fè. Da Silvia Sclavi un buon proseguimento di serata, l'appuntamento a venerdì prossimo sempre su Gazzetta di Siena con un'altra puntata e tanti altri argomenti di cui parlare.